Ciao a tutti da Marco Giovenale del forum MetaDetetto per Tutti e dei gruppi Facebook MetaDetetto per Tutti e MetaDetetto Lazio, del sito YouTube MetaDetetto 1 e del negozio online MetaDetettoItalia.com. Allora, siamo qui per vedere il menu del Legend. Allora, premetto che non ho avuto tempo di guardare libretto, cose, quindi l'ho aperto e vado un po' così, come per esperienza, a cercare di capire il menu, anche se ho visto che ci sono delle icone che non conosco, le approfondirò e magari vabbè, le potete approfondire anche voi, però la maggior parte ho visto quello che è, quindi lo spiegherò quasi tutto. Ok, allora partiamo dalla sasso accensione. Questo qua, accensione e anche impostazioni, vedete, c'è l'impostazione. Poi abbiamo il pin pointer, qui abbiamo il tipo sul nostro macro per accettare o rifiutare le cose. Qui dovrebbero essere i toni, questo è l'abbattimento del terreno, le frecce per muoversi sul menu più o meno e il tasto per il ferro. Allora andiamo a accendere. Si dice LED, c'è un bel display, c'è anche l'ora, poi c'è la lucetta dietro se si sta al mare. Eccolo qua. Allora c'è quattro tipi di programmi che sono parchi, campi, acqua, spiaggia e oro. Ok, poi andiamo con questo qui. Andiamo a mettere tutto il ferro o togliere qualcosa, vedete? Ha dei vari livelli, c'ha il livello A, tutto quanto, 6, poi abbiamo l'F che parte da 10 e il C che parte sempre da 10. Ok, poi abbiamo la sensibilità che sta a 25, qui abbiamo la profondità di scavo. E poi qui dovremmo avere in pratica se il segnale è conduttivo o è ferroso. Vedete, se sta di qua è ferroso, se qua è conduttivo. Poi andiamo sul menu. Sul menu abbiamo questo coso qua che non so che è, e lo dovrò guardare. Mi dice 1, 5, no, aspetta, faccio così, si può alzare. Arriva a 13 e stavamo, lo mettiamo a 1 com'era. Poi abbiamo i threshold, che se lo mettiamo a 0 qua a farmi andare indietro, allora vado indietro, mettiamo a 0 così sentiamo il threshold. Rimettiamo indietro, abbiamo il volume a 6 che è al massimo, abbiamo i toni, i vari toni, molti toni. Questo dovrebbe essere quello, il profilo salvato dall'utente. Abbiamo la luce del display, la vibrazione del manico, la luce esterna, il Bluetooth per collegare le cuffie wireless. Vi ricordo che questo viene dato in due versioni, uno solo con la cuffia wireless, uno con due piastre che è la versione più completa. Abbiamo l'ora che si può aggiustare e poi abbiamo una clessidra. Questo sarà il tempo che ci è concesso per cercare, non lo so, vabbè, la approfondirò, vedere. Abbiamo la batteria, il livello batteria, se abbiamo il profilo utente, se la luce è accesa, e qui abbiamo i... vedi, è come se noi dobbiamo fare una ricerca, vedete? È un tipo un cronometro, può assicurare che servirà per le gare, magari, per le gare che uno imposta un'ora e sa 45 minuti che finisce. Voglio vedere che succede. Allora, aspetta un attimo, ritorniamo sul menu. Voglio vedere che succede se lo vado a toccare.
Bellissimo, non succede un cazzo, perfetto, è quello che volevo sapere. Vabbè, comunque non è molto difficile, penso che leggendo un po' il manuale e andandoci un po' si impara subito, perché poi è un metal semplice, è un po' più di un entry level, però siamo lì. È il papà del Simples questo. È cugino dell'Equinox, cugino, vabbè. E vabbè, con questo penso che sia tutto. Se ci serve qualcosa, compratevelo. E niente, se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Visitate il mio canale YouTube, me l'ha detto uno. Visitate anche il mio sito web. Ma visitate, a comprare pure, che cazzo, mica dovete solo visitare, dovete pure comprare. Che state a fare? MetalDirettoItalia.com. E niente, vi lascio ai prossimi video. E vi saluto e faccio la reverenza con l'imbuto. E ci vedremo alla prossima, ai prossimi video, e ricordate sempre che chi cambia canale è un sestolino. E ricordate sempre la guerra che deve finire, maledetta. Non ci ho pensato per niente. Vabbè, ciao, ci vediamo.